Benvenuti, siamo con il deputato aquilano del PD, Giovanni Lolli. Lolli, è soddisfatto dell'esito del primo turno alle elezioni comunali dell'Aquila? Assolutamente sì, è un risultato che abbiamo conseguito, chi ha lavorato sa, con un grandissimo lavoro, che è partito dalle primarie, che poi si è svolto durante tutta la campagna elettorale. Un sindaco che esce da 3 anni di gestione della situazione forse più difficile d'Italia, e a contatto, diciamo, e avendo lavorato in una contraddizione violentissima con alcune strutture che l'avrebbero dovuto supportare, a partire dalla struttura commissariale e dalla struttura tecnica di missione, che hanno lavorato, diciamo, in totale dissonanza e spesso in contrasto con l'attività del Comune. Quindi in queste condizioni il risultato, secondo me, è un risultato ottimo. Il competitore di Cialente al ballottaggio, Giorgio De Matteis, ha parlato di un insuccesso perché la coalizione ha preso il 13% in meno rispetto all'ultimo dato delle provinciali. De Matteis pasticcia sempre un po' con i numeri. Non c'è un paragone da fare da nessun punto di vista. Primo, perché la coalizione che vinse la volta scorsa aveva al suo interno l'Italia dei Valori, aveva al suo interno Verini, tutta gente che oggi, come si sa, si è candidata in maniera diversa rispetto a Cialente. E poi è cambiato il mondo e soprattutto è cambiata l'Aquila. Fare un paragone con 5 anni fa è come parlare di un'altra epoca geologica. Io credo che invece il risultato di Cialente sia importante. Io però suggerirei a De Matteis di guardare un altro risultato, che vedo che De Matteis su quel numero si sofferma poco. A parte gli 11 punti in più che Cialente ha, Cialente ha preso 2.500 voti in più delle sue liste. De Matteis ha preso 740 voti in meno delle liste. Significa che il traino che hanno fatto le liste è stato utile per Cialente, ma Cialente ha preso molti più voti. E invece De Matteis il traino delle liste lo ha grandemente agevolato. Siccome al ballottaggio le liste non ci sono più, ed è un'altra partita, uno contro uno, noi abbiamo un candidato che sul campo, 7 giorni fa, ha dimostrato di tirare molto di più di quell'altro, di De Matteis. Quindi questo elemento, che è il vero elemento qualitativo, mi fa essere molto ottimista per il ballottaggio. Passiamo agli apparentamenti. Sul fronte del centrodestra, il PDL e la coalizione che sostiene De Matteis andranno affiancati, anche se non ci sarà l'apparentamento ufficiale. Nel centro-sinistra invece si sta lavorando soprattutto intorno alle figure di Enrico Verini e Angelo Mancini, visto che i civici hanno già dichiarato che non si apparenteranno. A che punto sono le trattative, visto che fra pochissime ore bisognerà sciogliere la riserva? Dunque, intanto sul fronte di De Matteis non c'è nessun apparentamento, c'è un accordo politico col PDL, dal quale però leggo che si è sottratto il candidato del PDL. Già questo è abbastanza sorprendente, cioè Piero Properzi ha dichiarato in questi minuti che lui non lascia libertà di voti. E non voglio rivelare qui nessuna notizia, perché poi i telespettatori verranno informati via via che succederanno. Credo che ci saranno ulteriori sorprese di dissociazione rispetto a questa impostazione. Ma al di là di quello che succede nel campo di De Matteis, noi pensiamo che alcune delle forze che oggi sono schierate non con Cialente, è naturale che dovrebbero stare con Cialente. L'Italia dei Valori stava con Cialente, ci aveva assessore, e secondo me, nel pieno rispetto della scelta che hanno fatto al primo turno, sarebbe del tutto naturale. E oltretutto c'è uno scenario e un quadro regionale nel quale mi pare che questo raccordo sia un raccordo molto forte. Noi, Cialente ha lanciato un appello politico, lo ha lanciato prima di tutto all'Italia dei Valori, ma poi lo ha esteso anche agli altri, lo ha esteso a FLI, lo ha esteso ai comitati, lo ha esteso da Avezzano a Corso nel centro-sinistra e in molte altre parti d'Abruzzo, ma insomma ha detto: no, io sono pronto, vorrei che voi veniste a governare con me, scegliete voi le forme. Vedremo se c'è qualcheduno, in modo particolare l'Italia dei Valori, che propone l'apparentamento. Se ce lo propone, noi siamo disposti a prenderla in considerazione. Naturalmente tutto alla luce del sole, però, qui non trattative segrete, scambi di posti,
sono cose che veramente non ci interessano. Tra l'altro, gli apparentamenti hanno gli eventuali accordi politici hanno un significato politico dal punto di vista elettorale. Non sono del tutto, secondo me, quasi inessenziali ai fini del voto. Il voto al ballottaggio lo decidono i cittadini. Non siamo in una situazione in cui esistono partiti, neanche il mio, in grado di spiegare ai cittadini come debbono votare, andate qua, andate là. I cittadini scelgono loro come votare e si troveranno di fronte due candidati. Uno si chiama Cialente con la sua storia e uno De Matteis con la sua storia. Due brave persone, due miei amici, uno un po' di più, un po' di meno, ma insomma io stimo tutte e due, ho grande rispetto anche per De Matteis, però hanno due proposte politiche lontanissime, lontanissime. Da una parte ci sta chi crede che noi dobbiamo continuare, andare avanti come siamo andati, cioè con una struttura commissariale, con la struttura tecnica di missione, con la... dall'altra ci sta chi dice interrompiamo questo andazzo che non funziona e facciamo una svolta che mette i comuni, quindi il comune dell'Aquila, in primo piano. Queste sono le due proposte politiche e i cittadini sceglieranno, secondo me, spero, credo, sono sicuro che sceglieranno Cialente e anche le forze politiche. Come fa l'Italia dei Valori, gli stessi esponenti dei comitati, ma la stessa FLI, che si sono battuti anche loro strenuamente contro il commissariamento, come fanno a non venire col Cialente? Insomma, mi pare che la politica dovrebbe vincere su tutto, ecco.